Tra poco sentiremo anche l'ex capo di Stato Maggiore, Leonardo Tricarico, che tra poco avremo in collegamento. Però prima... Abbiamo anche sentito l'ex comandante del 70° stormo Euro Rossi, proprio sul tema, e l'ha incontrato per noi sempre il nostro Roberto Tortora. Guardate. Comandante, ci spiega cos'è il battesimo del volo? Allora, il battesimo del volo è il momento più bello di quella che è l'attività di un pilota, di un giovane ragazzo che è venuto a provare l'emozione del volo e ha come sogno quello di diventare pilota. Il ragazzo, quando ha fatto la sua prima missione da solista, esce fuori dall'abitacolo dell'aeroplano, i colleghi, gli amici, lo sollevano. Non gli fanno toccare con i piedi la terra fin tanto che non viene e non ha fatto questo battesimo, questo tuffo nella piscina. Quindi, con il bacio al pinguino, l'uccello che non ha le ali, che non vola, mette le ali e poi dopo diventa il pilota che poi cresce nella forza armata. E la piscina nel tempo è stata modificata per evitare che i ragazzi si facessero male. Quando io ero comandante del gruppo volo, il pinguino era posizionato al centro, fu poi spostato. Come istruttore esaminatore ne ho visti tantissimi ed è sempre stata una scena che procurava in me una fortissima emozione e non ho mai percepito nulla di violenza. È giusto mantenere la tradizione e perpetrare questi riti? La tradizione è qualcosa che cementa l'amicizia tra le persone. Noi colleghi dello stesso corso ci incontriamo ancora, noi ci riteniamo dei fratelli perché siamo diventati come una famiglia. Ecco, questa è l'importanza della goliardia, della tradizione e di come sta funzionando e funzionano le forze armate. Essendo entrate anche in pianta stabile le donne a far parte dell'arma, che c'è magari chi può sentirsi a disagio. Le donne hanno fatto grandissime battaglie per essere uguali all'uomo. Adesso che sono uguali all'uomo vogliamo di nuovo fargli capire che con loro ci dobbiamo comportare in maniera diversa. Quello che vive il pilota maschio deve viverlo anche il pilota femmina. Ma avendo visto il video poi alla fine, qual è stata la sua prima impressione? La prima cosa che ho detto, qui manca il contraddittorio, punto. Una brutta vicenda. Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso.